Fico, Movimento Civico 4, il Comune ha approvato pochi giorni fa la proposta di bilancio, voi avete rilevato delle criticità, quali? Sì, la prima anzitutto di metodo, perché sentire che un'amministrazione comunale, in assenza di consiglio comunale, propone al commissario straordinario il bilancio, cioè lo strumento finanziario per dare servizi ed opere pubbliche alla città, solamente il 24 maggio, e quindi il bilancio vero e proprio lo avremo ad estate inoltrata, è veramente grave, con la scadenza normativa del 31 maggio. Cioè questa amministrazione, che potrebbe fare tutto quello che vuole, perché in 4 anni il commissario straordinario non ha mai contestato alcuna proposta che gli è stata trasmessa dall'amministrazione comunale, di fatto arriva a fine maggio senza bilancio. È veramente la cartina di tornasole della incapacità dell'amministrazione a governare questa città. Poi ovviamente anche nel merito, perché noi non concordiamo affatto con la proposta che è stata trasmessa al commissario, abbiamo già analizzato il fabbisogno del personale, che è uno degli allegati al bilancio. Ecco, a tal proposito avete parlato voi della Polizia Municipale, quindi spieghiamo meglio a cosa vi riferite. Ma sì, non si può fare retorica in questa città, non si può continuare a prendere in giro i cittadini dicendo noi siamo per il controllo del territorio, per noi è importante regolare in maniera sostenibile il traffico, siamo attenti ai più piccoli di questa comunità, e quindi intendo alle scuole per esempio, e poi di fatto su 41 profili presenti nel piano del fabbisogno del personale 2022, quindi 41 nuovi ingressi, non c'è neanche un agente di polizia municipale. Cioè questo è un fatto grave in questa città. 121 agenti di polizia municipale su un organico che dovrebbe essere, così come attestato allora nel 2019, quando noi interrogammo l'amministrazione, dalla dottoressa Di Stefano e dal dottore Miccoli, almeno di 245, quindi più del doppio, secondo noi anche 289, e tu non metti neanche un agente di polizia municipale in più a tempo pieno. Cioè tu nei fatti non vuoi dare un agente per scuola, un agente per plesso scolastico, degli agenti per il controllo del territorio, delle forze che stanno accanto ai cittadini, che hanno bisogno ogni giorno che la città venga vigilata, che venga controllata. Vuol dire che è retorica, vuol dire che quando tu dici alla città Io desidero essere presente sul territorio, assistervi, risolvere i problemi legati alla legalità, alla vigilanza, alla sicurezza che i cittadini richiedono, nei fatti non lo fai. Nei fatti il piano del tuo fabbisogno del personale è orientato diversamente. E dove sono orientati questi agenti di polizia municipale? A fare contravvenzioni. Perché quando in questo bilancio tu inserisci, per quadrare il bilancio, una posta in entrata del capitolo legato alle contravvenzioni di quasi 10 milioni di euro, ce ne parliamo di 9 milioni e mezzo di euro previsti nel 2022 come entrate da contravvenzioni, di cui 7 milioni e mezzo alle famiglie, perché poi i capitoli sono distinti. Quindi tu stai prevedendo nel 2022 di fare un numero di contravvenzioni esorbitante. Questo è l'indirizzo che tu stai dando agli agenti di polizia municipale, ma ci sono tante altre cose da fare in città. La città non è solo da controllare tramite l'autovelox o la verifica delle strisce blu o il controllo della sosta, peraltro è una città che tu hai sguarnito di parcheggi, perché tanti degli interventi di questa amministrazione hanno sottratto posti auto alla città. Dalla riqualificazione di Via Letizia, dove noi ancora aspettiamo che vengano terminati i lavori del parcheggio di posti auto, peraltro inferiore al numero di posti auto che tu hai tolto al Via Letizia e a tutta la zona commerciale, a tutte quelle altre parti della città dove con gli interventi sulle cosiddette strisce, non piste, ciclabili, tu hai tolto un numero elevato di posti auto. Quindi tu hai sottratto posti auto, hai creato difficoltà alla cittadinanza e stai mettendo in campo gli agenti di polizia municipale per fare un numero esorbitante di contravvenzioni. Io credo ci sia proprio una mancanza di dialogo tra questa amministrazione e l'opinione pubblica e la cittadinanza. Cioè, è venuto a mancare anche per la volontà di tagliare ogni rapporto con le forze politiche, con le associazioni del territorio,
con i gruppi di interesse che esistono in questa città, con anche il periodico ascolto e la periodica organizzazione di incontri con la cittadinanza, è venuta a mancare proprio il rapporto tra la città e il palazzo. Quindi ormai anche nel mettere in piedi questi strumenti finanziari si risentono di una mancanza di condivisione di un progetto di città con la città che tu stai amministrando. E io credo che tutto questo, l'amministrazione, nel momento del giudizio elettorale, che ormai è a breve perché manca meno di un anno, probabilmente lo pagherà. Ultima domanda, perché sul discorso ad esempio della viabilità, dei ciclabili, comunque l'alternativa qual è? Nel senso che si ha verso una mobilità sostenibile, bisogna comunque realizzare gli spazi che sono anche apprezzati da chi va in bicicletta, no? Se è molto più gente nelle bici. Qual è l'alternativa? Come si fa a risolvere il discorso di viabilità e allo stesso tempo assicurare però la mobilità sostenibile? Quello che ci si è dimenticati, che a Palazzo Vermezio fanno finta di non ricordare, è che per un anno e mezzo questa città ha avuto un consiglio comunale e questo consiglio comunale ha deliberato, ha dato degli indirizzi. Tutti quegli indirizzi che il consiglio comunale ha dato, signor sindaco, signor commissario straordinario, dove sono finiti? Li avete ascoltati? Li avete messi in atto? Quando noi abbiamo votato un piano urbano del traffico e un piano della mobilità sostenibile, quando noi Consiglio Comunale abbiamo chiesto per iscritto di ridisegnare l'area del quartiere Umbertino e creare una zona che permettesse un migliore deflusso in entrata e uscita da Ortigia, quando noi abbiamo scritto come doveva essere realizzata la mobilità sostenibile potenziando il trasporto pubblico, pensa che il piano Gelone Sud, che non si capisce perché sia a Bagnomaria, cioè questo piano è stato deliberato, prevedeva da parte loro delle strisce ciclabili in corso Gelone, è stato anche appaltato, non è stato ad oggi mai realizzato e l'amministrazione non ci ha comunicato il perché, cioè noi non lo sappiamo il perché, ma era un piano, come noi abbiamo detto, in contrasto col piano urbano della mobilità sostenibile e il piano del traffico che il Consiglio Comunale ha approvato e che prevedeva a corso Gelone il potenziamento del trasporto pubblico. Quindi le strade, le soluzioni ci sono. Ci sono nella misura in cui prima di tutto potenzi il trasporto pubblico. Permetti attraverso il trasporto pubblico di alleggerire il trasporto privato, perché la città si rende conto che è più conveniente utilizzare il trasporto pubblico piuttosto che il mezzo privato. A quel punto introduci le piste ciclabili, non le strisce ciclabili.